Quest'altra interrogazione invece riguarda il diritto di cura delle persone affette da malattie croniche e rare. ASL 5 tentenna, prende tempo nel riconoscere i farmaci salvavita ad una donna spezzina di 50 anni. Il soggetto è affetto da un raro carcinoma midollare che non può essere curato e quindi per fronteggiarlo necessita di farmaci particolari, i quali gli permettono di mantenere stabile la sua malattia e di condurre una vita quasi normale. Il problema è che già nel 2014 il soggetto interessato dovette ricorrere al giudice per vedere riconosciuto il suo diritto alla salute e ASL 5 fu condannata ad erogare gratuitamente alcuni farmaci necessari per le cure della sua malattia. Ad oggi la stessa persona denuncia anche a mezzo stampa i nuovi problemi con ASL 5 che gli sta creando nell'accesso alla terapia, non garantendo la disponibilità dei farmaci e la loro consegna, creandogli così un grosso problema. Quindi, considerato che questo grave disservizio, oltre a ledere il diritto alla salute e alla cura di un cittadino affetto da carcinoma raro e incurabile, rende la vita di questa persona ancora più difficile, negandole supporto umano e serenità nell'affrontare la malattia. Quindi interroghiamo la Giunta al fine di sapere se intendono intervenire urgentemente per porre rimedio a questa inaccettabile situazione. Grazie. Grazie Consiglio Ugolini. Prego Presidente Totti per la risposta. In tutta franchezza non saprei come intervenire né come definire di un ente il tentennamento o gli aggettivi usati nell'interrogazione, perché la pubblica amministrazione normalmente, come dire, non conosco un atto tentennante. Nel caso specifico, in ogni caso, capisco che le interrogazioni talvolta riprendono la stampa, caso non sappiamo se è esattamente quello a cui fa riferimento, ma comunica la direzione generale di ASL che i farmaci sono stati regolarmente consegnati. In relazione all'interrogazione, così per come costruita, comunica ovviamente ASL 5 la sua direzione generale di essere ben conscia che la salute è un diritto garantito dalla Costituzione e d'altra parte credo che lo sappiano tutti e che a tutti i cittadini affetti da malattie croniche e rare viene assicurato il diritto alle cure anche al di fuori dei periodi pandemici. Grazie Presidente Totti, per la replica Consigliere Ugolini. Grazie Presidente, ringrazio per la risposta. Spero che si tratti del solito caso, perché questo caso era già comparso nel 2014 quando a questa persona venivano praticamente negati i farmaci necessari per la sua cura e dovette rivolgersi addirittura al giudice per pretendere la disponibilità di questi farmaci. Spero che si tratti del solito caso. Se mi potesse inviare la risposta che mi ha cortesemente... Nada, perfetto, la ringrazio.